Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del Coach. Oggi in questo video andiamo a parlare di dieta per la massa muscolare. Cosa sapere e cosa realmente serve per migliorare la nostra massa muscolare. Video anche qua già fatto, già visto, però visto che in tanti mi continuate a chiedere sempre la stessa cosa, cercherò di fare un video molto snello, molto veloce per andare a dirvi esattamente quello che serve in poche parole. Chi di voi non mi conosce, sono il coach Umberto Miletto. In questi anni ho allenato e alleno migliaia di persone attraverso i miei percorsi di video workout, attraverso tutto quello che faccio qua su YouTube o sui vari social. Ecco, chi di voi vuole magari un percorso più personalizzato, più esclusivo, ovviamente trovate qua sotto nelle indicazioni i contatti per farsi seguire da me. Ho pochi posti ogni mese, quindi se siete interessati potete candidarvi sapendo che entrerete in un percorso altamente esclusivo per riuscire a migliorare il vostro fisico. Allora, dieta e massa. La prima cosa da sapere è che dovete avere il surplus calorico, quindi la cosa più importante è il surplus calorico, ossia dovete introdurre più calorie di quelle che consumate giornalmente per un po' tutto quello che fate, dalla vostra vita lavorativa, vita privata, allenamento, eccetera, eccetera. Dovete avere più calorie, questo è fondamentale, ok? Quante in più? Qua ragazzi bisognerebbe monitorarsi, fare dei test. Allora, se siete seguiti da nutrizionisti e trainer saranno loro che lo faranno, altrimenti si va un po' per tentativi. Esempio, la prima cosa che potete andare a fare è monitorare quello che avete fatto fino a oggi, fino al giorno a ieri, no? Quindi monitorate quello che mangiate abitualmente. Quindi voi sapete che mangiate X, ok? E mangiando X, per esempio X potrebbero essere 2000 calorie, avete un fisico, un livello di fisicità, di muscoli Y, ok? Se il vostro intento è far salire Y, quindi prendere 1, 2, 3, 4, 5 kg, l'unica cosa è provare a partire e fare le cose per gradi. Quindi da qua, 2000 calorie, potrete andare ad incrementare un 10%. Dopo un mese vi accorgerete che avete, che ne so, Y più 1, avete preso un chilo. Bene, monitorate sempre anche il giro vita per non eccedere nel grasso corporeo. Sempre buona cosa, oltre al peso, quindi alla bilancia, misurare le circonferenze corporee. Bene, da qua posso, prossimo mese, che ne so, decido di alzare un 10% di nuovo. E vedo che ho preso nuovamente un Y, c'era già il più 1, e ho preso un altro chilo. Ecco, considerate che se prendete un chilo al mese, questo può succedere magari ai principianti, noi principianti possono prendere anche di più, però un chilo al mese sarebbe da far firma. A un certo punto noterete che cosa? Che il peso o incomincia a stallare, o noterete che se vi siete prese le circonferenze corporee non migliorate più, che ne so, nel giro petto, nel braccio, ma incrementa il giro vita. Ecco, quando notate che incominciate a stallare nelle varie circonferenze in giro per il corpo e il giro vita incomincia ad incrementare, allora quello è il momento che avete raggiunto, per questo momento, un buon livello calorico. Il consiglio è continuare su quel livello lì, cercando ovviamente di giocare bene sull'allenamento. È normale che quando alziamo le calorie è fondamentale poi giostrare bene anche l'allenamento, quindi introdurre sia dei lavori di forza sia dei lavori ipertrofici. Ecco, considerate questo, che quando volete fare massa muscolare comunque un po' il livello del grasso salirà, questo è inevitabile, però mettetevi un limite vostro di non eccedere su determinate quantità di grasso corporeo. Ecco, se non avete la possibilità di monitorare il grasso corporeo, buona cosa prendere come indice di valutazione la circonferenza del giro vita. Che ne so, quando siete partiti ed eravate a Y, il vostro giro vita, io sparo, era 80 cm. Se notate che a un certo punto, prendendo peso, il vostro giro vita incrementa, datevi un limite da non farlo salire ulteriormente. Esempio, quando arrivo a 85 di giro vita è il mio limite,
Ok? Perché sennò il giro vita può salire e diventare 90, 95, 100, ma poi anziché sembrare palestrati o ragazzi che si allenano, passate a diventare sovrappesi o obesi. Quindi sempre importante monitorare la percentuale di grasso o con un plicometro manuale oppure comunque con la misura della circonferenza corporea. Quindi dieta e massa, importante è questo, surplus. E a chi mi chiede come andare a suddividere i macronutrienti, non inventiamoci grandi cose, non facciamo delle pazzie, giostriamo i macronutrienti per una dieta normo bilanciata in termini di macronutrienti. Quindi la quantità più grossa è dei carboidrati, poi abbiamo proteine e grassi, ok? Quindi qua possiamo giostrarci in questo modo qua. Quindi se noi possiamo stare qua, io metto 50-60% di carboidrati, un 20-25% di proteine o 20-25% di grassi. Poi ovviamente non è quel 5% percentuale in più da una parte che sposta il risultato finale, lì ovviamente quello che lo sposta può essere magari che in alcuni soggetti vanno meglio magari un po' meno carboidrati e un po' più di grassi e proteine, in altri soggetti magari è meglio stare appunto sui 60% di carboidrati e abbassare le proteine e i grassi, no? Lì quello poi è un'ulteriore scoperta che andrete a fare sul vostro fisico. È normale che se siete autodidatta dovete fare i test, quindi provare, tenere un mese, vedere quello che è successo, appuntarvi quello che succede. Se invece siete seguiti da professionisti, saranno loro che faranno sul campo questi esperimenti, vedendo un attimino le vostre caratteristiche e a priori ragionando su quello che potrebbe essere più adatto a voi. Però queste sono le cose basilari per riuscire a centrare il vostro obiettivo di crescita muscolare. Grazie come sempre per seguire il coach Umberto Miletto, mi raccomando spolliciate e continuate a seguirmi. Alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!